un'iniziativa di solidarietà. Ne parliamo con Stefano Boscaviol, che chiaramente insomma ci aiuta anche ad entrare nel merito di questa bella iniziativa. Buonasera a voi, buonasera direttore, so che anche questo intervento è molto atteso nella comunità che ci tenevano. Io sono onorato di far parte di questo evento come rappresentante della comunicazione dell'Associazione Italiana Leucemia, perché è nata un'iniziativa spettacolare nel senso grande dal punto di vista della solidarietà e del cuore, perché mai come prima d'ora si era avuto un riscontro così positivo verso la solidarietà con donazioni offerte da parte della comunità di Marona, di Prugnera, che ringraziamo come hai, ma ringraziamo tutti quanti. È nato da questo, questi episodi nascono purtroppo in me per degli episodi che sono luttuosi, parliamo della famiglia Pegolo, saluto la famiglia Pegolo, Graziano e la moglie, per la scomparsa prematuramente del figlio Lorenzo di 16 anni. Però questo episodio ha portato a una catena incredibile di vicinanza e con il cuore, che ha permesso di raccogliere una cifra, che ripeto, molto sostanziosa, che per discrezione non la diciamo, che ha portato a l'AIL poter confezionare questo ambulatorio mobile per l'assistenza domiciliare pediatrica. È comunità. Questa è una gran comunità. Dobbiamo dire che veramente anche noi giornalisti molto spesso ci dimentichiamo di evidenziare questa parte positiva della società e del mondo che ci circonda, del volontariato. Sono più portati, direttore, notizie drammatiche, fanno più notizia e fanno più appeal, però qua bisogna raccontare questo humus che c'è. Anche raccontare il territorio. Il territorio, queste persone che sono avvicinate e che saranno presenti moltissime domenica a questa, diciamo, presentazione ufficiale di questo ambulatorio mobile, che serve soprattutto per poter dare un comodato d'uso al reparto di pediatria. E anche lì avremo successivamente un momento di presentazione e quindi di ufficialità. Quindi domenica credo che sia un evento anche per ricordare soprattutto Lorenzo. Ecco, questo Lorenzo che con questo gesto, già non c'era bisogno di questo gesto, sarà nella memoria delle famiglie, dei vicini, dei compagni di classe, perché è una persona particolare. Ma concretizzare questo episodio, questo momento, con questo atto così, credo sia una cosa grandiosa, soprattutto anche per la quantità delle donazioni e soprattutto il grande movimento di squadra che è stato fatto partendo dall'iniziativa. Saranno presenti anche delle autorità, il sindaco di Prugnera, il consigliere regionale Ivo Moras, poi ci saranno anche rappresentanti di altre associazioni, la famiglia stessa, in pole position, che saremo noi i primi a ringraziarla di cuore, ma come tutti coloro che usufruiranno di questo ambulatorio mobile, perché ricordiamo, questo ambulatorio mobile serve per andare ad aiutare le famiglie con delle persone che noi finanziamo e vanno ad aiutare le famiglie che hanno dei problemi a casa e che quindi serve anche per portare a casa quell'assistenza non soltanto medicale ma anche psicologica. E grazie per lo spazio che ci avete dato. Grazie Stefano Boscaviolo, chiaramente. Grazie a voi di cuore. In nostra compagnia. Ordine pubblico sulle spiagge, dopo i fatti dei giorni scorsi.